Non c'è caccia se non c'è ambiente e l'ambiente deve essere tutelato dal mondo agricolo. Mondo agricolo e mondo venatorio che devono dialogare insieme. Questa puntata di Civiltà Rurale la vogliamo dedicare proprio a questo tema e lo affrontiamo eh, introducendolo con Gianfranco Baroli che è della Commissione Agricoltura del CRCA. Gianfranco, perché questa puntata? Sì, noi eh, abbiamo voluto fare questa puntata, è vero che Civiltà Rurale è una trasmissione che tratta temi dell'agricoltura come vogliamo trattarli a 360 gradi, però la parola stessa civiltà rurale mette in evidenza che ci sono altre componenti, è un mondo ben più ampio, non è, è limitato solo all'agricoltura. Vogliamo innanzitutto eh, con questa puntata, poi Mari ne seguirà un'altra a apertura della stagione venatoria a settembre-ottobre. Eh, spiegare un attimino agli agricoltori che non conoscono il mondo venatorio e alla gente che non conosce il mondo venatorio, che Mari pensa che il cacciatore sia solo cacciatore quando apre la stagione venatoria che il vero cacciatore è cacciatore tutto l'anno, come eh, impegnandosi, eh, lavorando tutto l'anno in quello che è il lavoro da fare nelle ZRC e ZRA. Qui siamo proprio in una ZRC? Esatto, qui siamo nella ZRC di Quinzano d'Oglio, ZRC sta per zona di popolamento e cattura, istituita come le altre ZRC dalla provincia di Brescia, quando è stato fatto il piano faunistico e a differenza delle ZRA che sono zone di rifugio e ambientamento che sono istituite, istituite dai cacciatori con l'ausilio dell'ambito, ehm, con eh, il permesso degli agricoltori ovviamente, non possono essere modificate, eh, istituite o eh, eliminate se non vi è un nuovo piano faunistico. Eh, ho parlato di ATC, l'ATC è l'ambito territoriale di caccia, che nel caso di Brescia è l'ambito territoriale di caccia unico di Brescia. A differenza di altre situazioni in Italia? Esatto, a differenza in altre province dove ci sono più ambiti. E il cacciatore è bene a dire che deve iscriversi pagando una quota associativa all'ATC eh, dove fa richiesta eh, e, dove, e dove abita, diciamo, dove risiede e può optare per tre forme di caccia. Una è quella dal postamento fisso alla sola migratoria, l'altra è la forma vagante ma alla sola migratoria e l'ultima è la forma vagante alla migratoria e alla stanziale. Eh, questi soldi che vengono eh, pagati dai cacciatori sotto forma di quote associative eh, raccolti nell'ambito in parte vengono usati per... Eh, finanziare diciamo quelli che sono i miglioramenti ambientali e qui entriamo proprio nell'argomento caccia che può essere una diciamo, alternativa o un'integrazione al reddito dell'agricoltore. Ecco ricordatevi proprio questo termine miglioramenti ambientali perché sarà un termine che ricorrerà parecchie volte durante questa puntata. Esatto, eh, bisogna sottolineare che eh, Diciamo, le, le, le quote associative sono versate dai cacciatori e i miglioramenti ambientali vengono finanziati solo e esclusivamente con i soldi dei cacciatori. Ed è bene che la gente questo lo sappia, che quando trova un territorio più intero è perché i cacciatori hanno contribuito in modo diciamo, ottimale. Eh, cosa succede? C'è una commissione agricoltura e miglioramenti ambientali all'interno dell'ATC che valuta le domande degli agricoltori che eh, hanno appensamenti di terreno nelle ZRC o nelle ZRA, come nel caso dove ci troviamo oggi. Come oggi, esattamente e eh, valuta se eh, accettarli e dare il contributo o meno. Eh, come stavo dicendo prima, siccome che il budget tra è limitato, eh, ci concentriamo, concentriamo i nostri sforzi eh, nelle ZRC o nelle ZRA. Quindi situazioni mirate. Situazioni mirate dove eh, la selvaggina si ripopola perché vengono lanciati i riproduttori eh, in primavera dei cacciatori tramite l'ambito e poi vengono catturati per ripopolare il resto del territorio. Eh, gli interventi di miglioramento ambientale sono eh, la cultura a perdere, cioè seminare e poi lasciare eh, che le, senza raccogliere in modo tale che la selvaggina si possa nutrire, eh, il, il terreno incolto o l'erba medica piuttosto che altre culture, in modo da nutrire i selvatici e da creare posto per l'andificazione e per il rifugio. Questo comporta un'integrazione a quello che è il reddito dell'agricoltore. In altri paesi europei, e poi eh, chi mi seguirà eh, lo, 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 diciamo, lo spiegherà meglio, eh, la, la caccia costituisce un vero e proprio reddito alternativo a quello dell'agricoltura. Quindi una risorsa. Una risorsa importantissima e noi come Commissione Agricoltura del Movimento Civiltà Rurale Caccia, Agricoltura e Ambiente, assieme alla Commissione Caccia del medesimo Movimento, metteremo giù una proposta. Eh, da portare agli enti come l'ambito all o alle istituzioni per cominciare a innescare un processo che porti non solo ad un'integrazione del reddito ma anche ad un'alternativa, esattamente come succede negli altri paesi europei. Cioè, quindi, come ho introdotto io eh, inizialmente, un dialogo aperto, un dialogo proprio costruttivo fra mondo agricolo e mondo venatorio. Sì, non è casa nostra e quindi dobbiamo portare rispetto a chi lavora e trae sostentamento da questi appezzamenti e anche alle culture in atto. E anche alle culture in atto. Ovviamente. quindi capisci Beppe che il rapporto stretto e collaborativo concreto tra agricoltori e cacciatori è di fondamentale importanza anche perché sappiamo che come hai detto tu prima non c'è caccia se non c'è territorio e uno dei grossi problemi è la mancanza del territorio che non è più come eh, una volta diciamo. Eh, la monocoltura di mais eh, non permette più eh, alla selvaggina di trovare rifugio e nutrimento come dovrebbe quindi questi contributi devono andare a favore dell'agricoltore che magari mettendo la cultura a perdere o lasciare il terreno incolto non trae più sostentamento economico da, perché non raccoglie più e quindi ecco qui il ruolo della caccia come integrazione alternativa al reddito dell'agricoltore. Continuiamo a parlare del rapporto che vi è fra mondo agricolo e mondo venatorio e lo facciamo adesso con l'Avvocato Enzo Bosio che è stato uno tra i fondatori del CRCA. Enzo, allora, cosa prevede la normativa italiana in base proprio cioè, al rapporto tra mondo agricolo e mondo della caccia? Ma il legislatore italiano 20, 21 anni fa, nel 22 anni fa, ha posto le basi per un rapporto fra mondo della caccia e mondo dell'agricoltura, pensando, e secondo me giustamente, che le due attività fossero indispensabilmente collegate, al fine anche di gestire l'ambiente oltre che gestire la fauna. Però il legislatore italiano si è preoccupato di dare posti a sedere nelle strutture, nelle istituzioni che riguardano la caccia al mondo degli agricoltori, tanto è vero che ha indicato una percentuale negli ambiti, una percentuale di presenza delle associazioni agricole nei comprensori alpini, nel Comitato nazionale e in una serie di altre istituzioni che riguardano proprio tutta la struttura della gestione della caccia. Ma si è dimenticato di una cosa fondamentale, anzi secondo me l'ha fatto volutamente, eh, di dare una definizione giuridica, una qualificazione giuridica alla fauna che fosse favorevole per il mondo dell'agricoltura. Ha di fatto eh, determinato eh, un concetto giuridico completamente diverso da quelli che venivano dalla, dalla passata storia della nostra eh, legislazione in materia. Eh, la fauna era allora eh, res nullius. Chi se ne appropriava diveniva proprietario della fauna e ha mh, stabilito che la fauna dal 92 in poi fosse patrimonio indisponibile dello Stato. Eh, è evidente che eh, nel momento in cui la fauna non è proprietà di chi la produce, a questo punto del proprietario del terreno e dell'agricoltore, ma è di proprietà di un altro soggetto, diventa difficile creare una, una sinergia fra chi poi usufruisce della fauna come il mondo della caccia e chi di fatto la produce perché la fauna nasce soprattutto parliamo di fauna stanziale per quanto riguarda la produzione e di fauna migratoria per quanto riguarda invece il, eh, lo svernamento o comunque il periodo in cui si sofferma sul nostro territorio eh, non avendo creato mh, il legislatore un supporto giuridico importante e non ha detto il legislatore che la fauna è comunque di proprietà di chi la produce, naturalmente tutto quello che ne viene dopo è come, è come creare una, mettere una macchina a tre ruote e fare una macchina a tre ruote o addirittura senza benzina. Nel senso che si possono fare tutti gli accordi che si vogliono fra mondo della caccia e mondo dell'agricoltura per migliorare l'ambiente ai fini della produzione di fauna. Ma se migliorare... non si trovano gli equilibri? Ma se fine... non si trovano gli equilibri e il diritto eh, non dà, eh, la legge non dà la possibilità al, eh, all'agricoltore soprattutto di, di, venire, diciamo, di produrre un reddito, diciamo così, anche se il termine è, è poco elegante, di produrre un reddito dalla. Dalla fauna, dalla gestione della fauna, è chiaro che tutto quello che nasce dopo nasce a zoppo. Eh, intendo dire che, se come negli altri paesi europei, in quasi non in tutti per la verità, ma in quasi tutti i paesi europei, la fauna fosse di proprietà di chi la produce e pertanto dell'agricoltore, è chiaro che l'agricoltore avrebbe eh, la possibilità di eh, stipulare accordi, di eh, fare programmi di gestione con il mondo della caccia, con l'ausilio dei cacciatori. Per poterne poi trarre un reddito, in Italia non è così, per cui si parte da un presupposto nel creare questo accordo caccia-agricoltura per produrre reddito a favore dell'agricoltore e produrre fauna che poi eh, se, ne se ne avvantaggia il mondo della caccia, si parte da un presupposto negativo. Diciamo. Possiamo dire che rispetto agli altri paesi d'Europa l'Italia è posizionata su un gradino più basso? Ma sì, sul gradino più basso non ha diciamo, la base per dire che cacciatori e agricoltori possono eh, creare una sinergia al, al fine della produzione di fauna, ripeto che serve al cacciatore per il prelievo eh, misurato, equilibrato e sostenibile e per l'agricoltore per un'integrazione al reddito o addirittura per un reddito pieno per chi fa questo, solo questo tipo di attività. Eh, per cui bisogna ricorrere a degli scamotage, bisogna ricorrere a delle soluzioni che non sono soluzioni tecnicamente eh, importanti, tecnicamente eh, diciamo, eh, che hanno un, un supporto che possa portare a un risultato concreto e importante. Per cui si ricorre a degli accordi come quello per esempio eh, del, eh, dei miglioramenti ambientali. Eh, che è importante, può essere utile, ma non è risolutivo per quanto riguarda la produttività della fauna, per quanto riguarda eh, il sostentamento della fauna durante certi periodi dell'anno. È importante, ma solo per alcuni agricoltori, solo per alcune frange del mondo agricolo, che eh, non porta comunque a una soluzione importante. È una soluzione eh, definitiva del problema come produciamo fauna quanta riusciamo a produrne e soprattutto che tipo di reddito possiamo far avere al mondo agricolo dalla produzione della fauna. Il CRCA è nato proprio cioè, con la parola caccia agricoltura all'interno, proprio all'interno proprio da, della propria dicitura, questo sta a segnalare l'intenzione che il movimento aveva sin dagli albori da quando è nato eh, di proporre questo dialogo. Sì, ma il, il CRCA, Civiltà Rurale Caccia Ambiente, è nato proprio dall'accordo eh, dall fra un gruppo di agricoltori e un gruppo di cacciatori, proprio per prospettare al mondo delle istituzioni e al mondo della politica soluzioni che portino vantaggio da entrambe le categorie, vantaggio economico per gli agricoltori e un vantaggio di produzione di fauna per il prelievo a parte al del mondo della caccia. Abbiamo incontrato notevoli difficoltà, però ehm, mi sto accorgendo in questi ultimi tempi che anche il mondo dell'agricoltura ha capito l'importanza proprio per il momento di crisi, dove si vede che anche dalla fauna si potrà trarre reddito. Ecco, questo forse è il concetto che il mondo dell'agricoltura non ha mai compreso o fatica a comprendere, che dalla, fauna, dalla produzione di fauna si potrà trarre reddito. E anche il mondo della caccia è rimasto un po' indietro su questa linea, su questa strada, e difficilmente è riuscito a comprendere il mondo della caccia che aiutando il mondo dell'agricoltura si poteva avere a costo più limitato a costo basso una produzione di fauna che oggi non c'è, che oggi non c'è e che oggi costa tanto perché l'introduzione di fauna a mezzo di ripopolamenti è un dissanguamento delle casse del mondo dei cacciatori, cosa che si potrebbe evitare, eh, ripeto, con accorgimenti eh, e accordi fra il mondo dell'agricoltura e il mondo della caccia che però, ripeto, eh, accordi che ne possono nascere, possono avere dei sviluppi ma sempre limitati perché oggi il mondo della, la legge italiana non permette di fare questi accordi con serietà e soprattutto su vasto eh, territorio e comprendendo quanto meno a livello regionale accordi che devono però passare necessariamente anche dalle istituzioni cioè quindi da un ministero per le politiche agricole il vero, il vero grosso problema del mondo venatorio italiano è che non c'è in italia un'istituzione caccia allora non abbiamo in Regione Lombardia un ufficio caccia, non abbiamo al Ministero dell'Agricoltura o a questo punto al Ministero dell'Ambiente, perché adesso pare che esatto. tutto il discorso della caccia eh, sia in capo al Ministero dell'Ambiente, un, eh, un dipartimento eh, caccia. Ricordiamoci che questo termine dipartimento. Ciò che altre nazioni invece hanno? In tutte le nazioni d'Europa, anche in quelle più povere di noi, povere tra virgolette, eh, hanno all'interno del Ministero un dipartimento, un dipartimento Caccia che poi si confonde, eh, trova con Nubi, eh, si mescola con il Dipartimento di Agricoltura, perché poi è, è pacifico che il mondo della caccia e il mondo dell'agricoltura non possono andare disgiunti se vogliono ottenere... Come Movimento CRCA voi avete delle proposte, avete fatto delle proposte? Ma le proposte le stiamo, le stiamo adesso eh, stendendo, poi eh, l'attuale Presidente le porterà a conoscenza eh, partendo dal, dal basso, per esempio dall'ambito territoriale di caccia dei comprensori alpini. Eh, non comprendo e non riesco a capire perché l'ambito territoriale di caccia debba spendere dei soldi per eh, dare ai cacciatori o dei gruppi di lavoro. Secondo me vanno dati i soldi agli agricoltori. Se sul terreno di un agricoltore vengono prodotte tre lepri, questo deve avere una percentuale sulle lepri che l'ambito va a catturare. E allora a questo punto non avremo più bisogno di gruppi... Questo andrebbe di a integrare il reddito. Ah, no, a integrare il reddito, ma soprattutto costerebbe molto meno l'ambito territoriale di caccia. I cacciatori lo devono fare per passione e sicuramente non lo devono fare per integrare il loro reddito, ma il reddito che va integrato è quello dell'agricoltore. Ma con l'agricoltore interessato a produrre selvaggina sul proprio territorio non ci sarà più bisogno di, di interventi. Eh, a livello di controllo del territorio, di interventi per miglioramenti ambientali, di interventi per il controllo del bracconaggio e via, dicendo tutte cose che sanno tutti, è inutile dire cose certo. abbastanza banali. Chi è interessato a produrre è anche interessato a controllare e se c'è la possibilità di portare a casa qualche euro di reddito dalla fauna io sono convinto che ne guadagnerebbe l'agricoltore ma anche il mondo della caccia. A conclusione di quello che è stato detto fino adesso, ci siamo trasferiti nella sede dell'ATC di Brescia, qui a Lograto, ATC Unico, per incontrare il presidente Giuseppe Lussignoli, il rapporto agricoltura e mondo venatorio. E voi naturalmente questo è un discorso che sentite molto, anche perché poi come ambito siete costretti a pagare i danni agli agricoltori da parte dei nocivi che sono sul territorio. E parliamo anche poi di miglioramenti ambientali, perché è un altro aspetto importante che la eh, svolge. Sì, è chiaro. Innanzitutto, diciamo che il mondo venatorio va a caccia sul terreno degli agricoltori e perciò un rapporto di collegamento non può certo mancare sotto questo aspetto. Diciamo che ci sono due compiti importanti che l'ambito ha eh, con il mondo venatorio, dati poi dalla normativa regionale, della legge. Uno è quello, diciamo, del risarcimento dei danni dati alle colture. Mi riferisco ai danni che vengono fatti dai corvi, da, 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 dai fagiani, dalla lepre, cioè tutti questi danni, che per quanto riguarda la nostra realtà a livello provinciale eh, nel 2012 noi abbiamo, siamo andati a pagare 150 mila euro di danni. Questi danni sono stimati diciamo, dalla provincia con un tecnico che va a fare i controlli, a secondo quello che ci danno noi dobbiamo aggiungere oltre a quello che prendiamo dalla provincia soldi che arrivano dalla regione per i danni provocati a Cotone, l'ambito aggiunge un altro 10% ed è il liquidatore di questi danni. Oltre a questo, naturalmente, la legge sulla caccia prevede anche che ci sia un certo importo da assegnare per i ripristini ambientali. Soprattutto nel nostro territorio puntiamo maggiormente sulle colture a perdere, tenendo conto dell'attività... Ormai l'agricoltura che c'è, l'evolversi in questo settore, è, è, è sicuramente un dato importante creare diciamo, degli habitat dove le culture rimangono aperte. Cioè vale a dire, è, un certo pezzamento di terreno noi cerchiamo soprattutto nelle zone di tutela ZRT o ZRA, in cui viene lasciato diciamo, del territorio con le culture aperte. Addirittura in questi ultimi anni il Comitato di Gestione ha ritenuto di portare a questi al minimo due anni di fermo di questi terreni in modo tale che la selvaggina può andare anche a nidificare e trova naturalmente, oltre all'alimentazione, alcuni appezzamenti di terreno dove rimane un po' più tranquilla. Questo è uno spot. Su cui diciamo che l'ATC nel 2012 ha investito 202 500 euro. Se facciamo una somma vediamo che superiamo i 350 mila euro, è chiaro che la necessità sarebbe molta di più, però teniamo conto che noi siamo andati a investire in questo anno quasi un 35% l'introito che l'abito fa. Abbiamo sicuramente superato quello che è la normativa di legge che prevede un 12% sugli che ci sono. Eh, cosa dire? Questo credo che sia un rapporto che si dovrebbe sempre andare a migliorare sia con gli agricoltori e tutto. Abbiamo però alcune difficoltà a trovare diciamo, agricoltori che ci diano a disposizione a questo territorio, a questo terreno che viene lasciato. Noi utilizziamo i metodi di pagamento, quelli che ci sono stati suggeriti dalle associazioni de, de, degli agricoltori, dalla Coldiretti a altre associazioni e naturalmente... Eh, Pensiamo che sia quanto dovuto per questo tipo, però probabilmente alcune aziende sono impostate in un certo modo, che facciamo fatica soprattutto nelle zone di tutela a trovare questa disponibilità. Anche diciamo, per il 2013 ci eh, sono state per 170 mila euro di domande, devo dire che eh, 100 sono nelle zone di tutela e altri 70 ancora sul territorio libero. Non è che fuori non vadano bene, solo che noi vorremmo puntare un po' di più nell'interno di queste zone, perché poi l'evolversi dell'agricoltura che c'è stato ormai diciamo, eh, mi viene in mente il biogas che naturalmente raccolgono prima della maturazione della de, 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 de cultura portano, diciamo, praticamente a rendere il terreno totalmente spoglio anche nei periodi, diciamo, di, di, di produzione piena del territorio. E perciò. Per la caccia ci sarebbe proprio bisogno invece di avere, sia nei periodi proprio di produzione come quelli in questo periodo, ma anche nei periodi invernali, di avere alcuni appezzamenti terreni dove praticamente si possa mantenere un habitat tale che permetta a sopravvivere della selvaggina. Questo è un dato ormai abbastanza scontato. Lo signore, in altre nazioni il mondo agricolo collabora fattivamente cioè con il mondo venatorio, eh, agricoltura e caccia vanno a braccetto, perché l'agricoltura considera la caccia una risorsa. Questo è auspicabile in un futuro anche da noi? Non direi auspicabile, direi che è una necessità, più che auspicabile, perché se la caccia... È... Che ha un suo ruolo anche importante sul territorio, forse, diciamo e dovrebbe diventare. Un, un aspetto di carattere economico anche per il mondo agricolo, lei capisce che avrebbe un interesse maggiore per fare questo, si dovrebbe arrivare lì. Noi oggi creiamo i gruppi di lavoro sul territorio e cui gli viene riconosciuto una percentuale sulle lepri che vengono catturate e per la gestione del territorio. Se questo fosse un ruolo che viene assegnato in particolar modo agli agricoltori, credo che la cosa sarebbe già a un buon passo, cioè vi spiego meglio. Se sui terreni che ci sono di proprietà dei nostri agricoltori noi riusciamo a trovare con loro e dire le lepri che noi catturiamo anziché andare a prenderle nei paesi dell'est saranno motivo della cattura che faremo sul vostro territorio e a voi verrà riconosciuta una certa cifra che si andrà a concordare in questo. Credo che la cosa già avrebbe un suo, un suo senso, una sua logica per essere così, ma non solo su questo, anche sul discorso proprio della caccia, della gestione della caccia stessa. Perché le difficoltà naturalmente troviamo da una parte il mondo agricolo che ha la necessità di produrre a seconda ormai... I, e di fare reddito fare reddito, far reddito perché poi questo modo di agricoltura così ormai eh, intensivo dà alcuni problemi cioè noi, e con loro creare anche un discorso di dire di, di alcuni trattamenti che vengono, fatto, che, che vengono fatti sul terreno dai diserbanti anticritogamici, che per la selvaggina sicuramente non sono, non sono un bene. La microfauna è totalmente scomparsa e questo la dice lunga, poi possiamo dire io che abito in Francia Corta, vedo quando fanno determinati trattamenti nei vigneti che la selvaggina la troviamo morta. E no, non posso dire scientificamente oggi che sia questo, però il dato che nel periodo dei trattamenti si trovano animali morti, insomma, di la, la, dice lunga, la dice un po' lunga. Perciò io credo che sia necessario proprio, sia, bisognerà andare proprio in questa direzione. Perché credo che sia un dato anche proprio... Concreto, Cioè voglio dire, se io agricoltore ho comunque un reddito di, 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 del fatto che eh, gli animali che catturano il mio terreno vengono inconsciuti, ha anche un'altra volontà per gestire questo. Se non c'è purtroppo l'avvolversi dell'agricoltura, queste macchine così sofisticate, sappiamo benissimo. L'agricoltore potrebbe essere disposto a fare un passo indietro, a lasciare dei terreni predisposti per la caccia, in cambio chiaramente chiede qualcosa. Beh, chiaro, questo mi, mi sembra una cosa... Credo che, che, che sia imprescindibile delle due cose. Certo, voglio dire, quello che noi facciamo, se la vediamo, siamo gli unici, sia per i ripristini ambientali, sia per i danni che vengono provocati, a pagare. A pagare rispetto ad altre. So che la comunità europea stanzia anche alcune cifre importanti, per questo voglio dire eh, quando c'era il setassai per esempio o oh, rimanevano delle colture ferme, questo era già un, un tot certo. Se siamo solo noi agricoltori a me sembra tanto dire 350 mila euro che si spendono in, in un contesto come Brescia. Però mi rendo anche conto che, eh, se questo discorso fosse allargato con i contributi, nel lasciare diciamo, le colture a perdere, nel lasciare determinate eh, coltivazioni, vorrei dire: io, che provengo da famiglia di coltori, mi ricordo la, la diversificazione delle colture stesse, da, dal frumento al mais all'erba medica. Oggi le coltivazioni sono fatte in un certo modo che purtroppo. I risultati eh, non possono essere diversi da di quelli che abbiamo, tante volte noi diciamo che la selvaggina non è più quella, però oh, eh, fondamentale è l'abita, se non c'è l'abita, se non c'è... Se non c'è questa collaborazione con il mondo agricolo e la caccia, credo che i tempi non abbiamo grandi futuro. Un grande futuro. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'avvocato Enzo Bosio che è stato uno tra i fondatori della CRCA e quelle del presidente della TC Unico di Brescia Giuseppe Lussignoli, siamo alle conclusioni di questa puntata, una puntata che abbiamo voluto dedicare al rapporto che vi è fra agricoltura, fra mondo dell'agricolo e mondo venatorio e ritorniamo con Gian San Franco Baroli per questa breve conclusione. Sì, allora eh, è fondamentale che eh, si costruisca e si rafforzi un rapporto concreto, duraturo e solido con gli agricoltori, i cacciatori e agricoltori e non solo anche con le altre componenti della civiltà rurale. La civiltà rurale, come ho detto prima, è una cosa ben più ampia perché eh, sia il mondo agricolo e eh, della zootania ha delle grosse problematiche, il mondo venatorio ha delle grosse problematiche. Spesso eh, chi crea queste problematiche sono le medesime persone, che sono eh, gli animalisti estremisti, gli ambientalisti estremisti. Questo è bene a ricordarlo. E quindi non dobbiamo farci la guerra tra di noi sarebbe la guerra tra poveri, ma dobbiamo cercare di collaborare sempre di più per darci una mano a vicenda a risolvere quelle che sono le nostre problematiche e le nostre esigenze. Bene, io ringrazio Gianfranco Baroli, ringrazio tutti voi qui dalla zona rossa di Quinzano che ci ha fatto da scenario naturale per questa puntata, vi ringrazio per averci seguito e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo incontro con Civiltà Rurale. Voglio anche ricordarvi la nostra casella di posta, redazione civiltarurale.com, per qualsiasi cosa voi vogliate farci sapere.